Siamo in presenza di Marco Turchini, A2A Group. Dottor Turchini, dunque abbiamo parlato tutt'oggi di intelligenza artificiale. Andiamo a vedere un po' quali sono i principali ambiti di applicazione dell'intelligenza artificiale, soprattutto quelli più promettenti, sia dell'intelligenza artificiale sia della learning machine in A2A. Sì, allora, direi che gli ambiti prevalenti di applicazione, sicuramente più promettenti, sono legati al concetto di predizione e al concetto di ottimizzazione. In questo senso stiamo sviluppando moltissime applicazioni che hanno l'obiettivo di predire dei fenomeni, che siano fenomeni impiantistici ma anche fenomeni esogeni a quelli che sono poi parametri controllabili nella gestione degli impianti. Ad esempio lavoriamo molto sulle previsioni degli eventi atmosferici piuttosto che sulla previsione di quelli che possono essere le temperature, i gradi giorno, che poi hanno un impatto di ottimizzazione dei nostri impianti. L'altro ambito, l'ambito dell'ottimizzazione, attiene anche qua al mondo dell'intelligenza artificiale e al mondo del machine learning, nella misura in cui riusciamo a, elaborando grandi quantità di dati in tempo reale, scoprire e generare delle soluzioni ottime a dei problemi con tecniche nuove, basandole appunto sull'apprendimento rispetto a fenomeni storici o comunque a correlazioni deboli. In questo senso, per esempio, delle applicazioni possono essere quelle legate all'ottimizzazione dei turni di lavoro, all'ottimizzazione del routing dei veicoli. Stiamo sviluppando una trentina di applicazioni in tutto questi ambiti. Direi però che i criteri fondamentali, gli ambiti fondamentali sono questi due. Nell'applicazione dell'intelligenza artificiale si sono sviluppate anche nuove figure professionali, ne abbiamo parlato oggi durante la giornata, durante questo convegno dedicato proprio all'intelligenza artificiale. Ecco, quali sono queste figure professionali nuove, soprattutto in che modo è possibile coniugare, far sì che queste nuove figure professionali possano poi essere inserite all'interno di un'azienda e collaborare con le figure invece già presenti? Allora, direi sicuramente la figura principe in questa rivoluzione, se possiamo chiamarla così, è la figura del data scientist. Siamo alla ricerca continua di data scientist, abbiamo creato un team dedicato al data office e quindi diciamo il data scientist, ossia la figura che sviluppa e manutiene poi gli algoritmi legati al mondo dell'intelligenza artificiale, è la figura principe che sicuramente facciamo fatica a formare rispetto a profili professionali già presenti in azienda. Ovviamente a supporto di queste figure ci sono figure legate più al mondo della gestione e ottimizzazione delle basi dati, data engineer per esempio. Direi però che una delle sfide che ci stiamo trovando ad avere più rilevanti è probabilmente quella di far convivere i profili professionali tradizionali con queste nuove figure, ma anche far convivere nuovi modelli di lavoro, ad esempio i freelance. Noi notiamo che molti dei data scientist sono delle partite IVA individuali, delle piccole aziende, e l'interazione con un'azienda strutturata come noi non è qualcosa a cui siamo abituati, e quindi diciamo questo anche modello operativo è qualcosa che per noi rappresenta una sfida su cui ci stiamo concentrando. La ringrazio.